Ciao a tutti, io sono un R106 della MUL e strada facendo ho incontrato un nuovo amico, un R41. Ed oggi forse subirò la trasformazione più pesante ed invasiva. Forse, come ho già detto, cambierò oggi. Mi trasformerò in una vera e propria arma. Io sono quello che ha il sorriso al contrario, mentre prima avevo un sorriso normale, quasi di piacere. Ed allora, dopo la trasformazione, eccomi qui. Sono pronto, sono attivo, sono aggressivo. E lungo la mia strada ho incontrato una pozione forse magica. Da un sapore e un gusto diverso rispetto agli altri, un po' mistico, un po' antico, ma nello stesso tempo piacevole. Oggi sarà mio dovere incontrare tra il mio pettine e la lama la pozione di Mastro Miche. Poi, per fortuna, sempre in mezzo alla strada ho incontrato un altro druido. Ho incontrato un olio che mi aiuterà sicuramente a scivolare meglio su quella pelle così morbida e con quel pelo così rigido da tagliare. Questa mattina vado a provare questo rasoio. Questo era il mio MUL R106, trasformato adesso in un R41, quindi più aggressivo. Guardalo bene. Quindi oggi sacrificherò il mio viso. Cari signori, stamattina vado a presentarvi altri due prodotti nuovi. Il primo lo definirei quasi pozione magica, un sapone nuovo, eccolo qui, Mastro Miche. E l'altro prodotto direttamente da, eccolo qui, direttamente da Extro, l'olio pre-rasatura. Vediamo come si comportano insieme. Parlando della profumazione di questo sapone, la nota che viene subito diretta dentro il naso, a parer mio, è la intensità e la fragranza del legno di sandalo, bello forte, ha anche una nota floreale, ma nello stesso tempo è bello corposo, è bello legnoso ma in modo leggero. E adesso lo andiamo a testare. Allora, signori cari, questa mattina invece di utilizzare il solito pre-barba, il solito, vado ad utilizzare questo olio per rasatura, questo qui. Premetto subito che contiene oli di argan, lino, noce e soia. Proviamolo. Devo dire che almeno sulla pelle della mano rimane molto morbido. Scorre molto. Adesso, amici, carissimi, adesso facciamo la cosa più importante. Inserirò la lama dentro il nuovo rasoio. Dico subito e premetto subito che utilizzerò la stessa lametta della Mulla. Eccola qui. Come al solito. Armato e pronto, nota bene. Eccolo qui.
Saremo pronti a sacrificare il nostro viso? Saremo pronti? Non lo so. Adesso ci proviamo. Andiamo a fare il montaggio del nostro nuovissimo sapone e presentiamolo. Premetto subito che stamattina uso il mio amico assassino. Vediamo. Meraviglioso, meraviglioso ragazzi. L'intensità del profumo, come il classico dei classici di questa grandissima casa, è l'esplosione, l'odore, il profumo, che non risparmia nessun naso. Sia per la felicità di chi lo usa, di chi ti sta vicino. Esageratamente buono. Arrivati a questo punto, credo che siamo pronti per iniziare, no? Siamo pronti. Mamma mia, che profumo. Eccolo qui. Iniziamo col prendere il nostro rasoio. Ragazzi, sì, adesso mi tolgo questa maschera di serietà. E voilà! Ecco qua! Sono ritornato io. Allora, carissimi amici compari, questa mattina vado a utilizzare il nuovo arrivato. Eccolo qua. Allora, questo forse è paragonabile al Mr. Fatip. Così ho capito. Quindi adesso lo vado a testare, ragazzi, se vedete qualche errore, purtroppo, che devo fare? Sono inesperto ancora, che devo fare? Allora procediamo, utilizziamo questo strumento che dentro, ripeto, monta la mule, la lametta sua originale. Ho cambiato semplicemente la testina del rasoio. Ti faccio notare una cosa. L'R106 sorride. L'R41 no. Un motivo ci sarà. Proviamo. Gratta come un assassino. Gratta veramente come un assassino. Fatto suo sto ragazzo, sai, il fatto suo. Mi ha detto prima: stai attento perché io, non sorridendo, posso fare danni. Decisamente la lama la senti più sul viso, la senti proprio attaccata al viso, quindi c'hai una il bacio della lama, nel vero senso della parola.
fate caso, questi sono i punti che ieri già mi ero toccato, quindi non è che mi abbia ferito ancora, non mai ferito. Non mi ha ferito, ma questi l'ho fatti ieri. Ragazzi, vedete, vado con cautela proprio perché non so quanto potrebbe rovinarmi il viso, nel senso dell'errore mio e il taglio consecutivo, no? Quindi. Bella rasoio. Sì, sì. Mi piace. Lo senti bello, senti la lama proprio sulla pelle, è quello che deve fare un rasoio, no? Ripeto ragazzi, questi che vedete qua sono taglietti che ho fatto ieri, quindi se non credete a quello che vi dico andate a guardare direttamente la registrazione di ieri e vedrete che sono gli stessi maledetti punti. Carissimo Mule R41, sai il fatto tuo, ma lo sai proprio, sei così... così cattivo che uno ti sente proprio sulla propria pelle, eh? Quindi c'è un contatto proprio viscerale. E poi grazie alla pozione di Mastro Michè che ti ridona questo profumo, ragazzi, provatelo perché c'è una profumazione stupenda, proprio stupenda. Non che gli altri non l'abbiano, ma è stupenda proprio. Io la definisco proprio pozione magica. Senti che profumo. Goduria. Vado a scarnificarmi ancora di più. Vado sicuro perché c'ho un Mastro Michè. Mastro Michè mi aiuta lui. Via. Posso assicurarvi che con questo rasoio sentite proprio la lama che flette e che si muove, la lama che interagisce completamente sul pelo, che lavora, che vive. La sentite proprio, sentite raspare veramente la lametta. Vado a lavare il viso. Ultimo step.
Andiamo a verificare con la lume di rocca che cosa succede. Che cosa succede e che cosa viene fuori. Eh? Dai. Nessun pizzicore. Così particolare da dire ho sbagliato. No. R106. Grazie per avermi servito. Adesso è posto duro, ha preso l'R41. Non credevo veramente che una testina fatta in questa maniera potesse essere così viva, dare quella vera sensazione dell'anima del rasoio. Il rasoio ha un'anima con questa lama e con questa testina favolosa. Io consiglierei più che altro a chi magari fa la barba dopo 2 o 3 giorni, lavora molto meglio secondo me. Quindi carissimi miei amici, carissimi gentiluomini, posso assicurarvi che la pozione da me definita prima così di Mastro Michè funziona alla grande. Mi ha protetto dalla lama così aggressiva e dal rasoio così aggressivo senza nessuna difficoltà. Profumosità spettacolare, direi anche quasi autunnale, buona. Buonissima, ti rimane addosso, rimane intrinseca nel pennello dove è montato. Ecco Mastro Michè, eccolo qui. Buonissima ragazzi, buonissima. Nelle giornate di pioggia invernali vi consiglio questa pozione magica. E non smette mai di montare. Ultimo passo che oggi vado a fare, signori e signore, è uno solo, è passare l'acqua di Colonia. Finalmente anche io ho la nuova Colonia 2015-2016 del gruppo. Eccola qua, verde, verde. Anche questa è a base di un po' legnosetta, un po' di agrumi mischiati insieme ed è veramente strepitosa, completamente diversa da quella dell'anno scorso. Strepitosa, strepitosa, strepitosa rasatura oggi ragazzi, veramente bellissima. Ho usato un po' questo tono, un po' così, ma oggi ci stava, dai. Poi ragazzi, altra cosa, io ieri ho presentato anche questa cera che è prodotta dal mio carissimo amico che me l'ha mandata, solo che io stamattina ho il baffo che va per fatti suoi, adesso l'ho bagnato, quindi è normale diciamo lavoro. Eccola qua, questa bellissima cera. Ieri l'ho utilizzata, ha tenuto fino a questa mattina, fino a che poi mi cominciassi a sciacquare il viso, eccetera, eccetera, quindi un po' se n'è andata. Però buona, ha una bella tenuta. Io la prenderei in considerazione. Quindi, io adesso che cosa vi devo dire? Io vi invito adesso a cercare questa pozione magica. Ripeto, guardala bene, sono 125 ml di prodotto. Eccolo qua, strepitosa, strepitosa proprio. Complimenti, complimenti, complimenti. Da Luca oggi è tutto, abbiamo terminato la registrazione, spero che vi sia piaciuto, che abbiate capito le proprietà di questo magnifico sapone. Vi ringrazio di cuore per seguirmi, per parlare con me e per farvi anche qualche risata con me. Quindi, da Luca è tutto, buona giornata, buona sbarbata e buona pozione a tutti. Ciao!